Muy bien, capitán. ¿Hace cuánto tiempo que usted es capitán de un crucero? Sono 26 años. 26 años, nel 1973 ho conseguito il titolo di aspirante capitano di lungo corso nell'Istituto Nautico Nino Bixio di Piano di Sorrente, dove io nascio. E nel 1976 ho avuto il titolo di aspirante capitano di lungo corso e dopo nel 1981 avevo il titolo di capitano. E nel 1988 la compagnia MSC mi ha dato il comando del barco. Wow. Bueno, y a ver, hablando del barco, ¿cuál es su parte preferida del barco? ¿Cuál es el lugar que más le gusta? È chiaro che io sono il capitano del barco e il lugar che io preferisco è il puente di mando, dove io posso monitorare, controllare Todo. tutto, tutto, chiaro. Fantastico. ¿Y usted tiene, a ver, el capitán del MSC Magnífica, tiene un puerto preferido en el mundo? ¿Hay un lugar que le guste más? Todos i porti del mondo mi gusta. Claro che alcuni porto è meglio organizzato che l'altro. Claro, sì. Però per me quando io llego con un barco in un porto, quando tengo una buona assistenza del personale, dell'agenzia, di tutto il tribunante che lavora nel porto, questo per me è il porto Es un porto más seguro, più más sicuro tranquilo. Claro. che io preferisco, claro, no? Onde Claro, tengo lógico. la massima assistenza. Sì. Ma tutti i porti del mondo sono buoni. Claro. Fantástico. A ver, ¿por qué un pasajero debería querer viajar en el MSC Magnífica? ¿Cuál es la razón para viajar en el MSC Magnífica? Sí, vale. Primero, mi tripulación trabaja con mucho corazón. Después, me encantan los colores del interno de este barco. La MSC Magnifica è l'unico barco della classe musica che lleva la pileta, la piscina coperta. Cubierta con il Megatron. Todos los barcos del MSC Cruzeiro sono meravigliosi, elegante e confortevole, Perfetto. con stile mediterraneo. Questo è il motivo perché il passeggero tiene che elegir la MSC Magnifica per la sua vacazione. Questa è la mia opinione. Perfecto, está clarísimo. Así que, y a ver, ¿qué le aconsejaría el capitán de un crucero de pasajeros como es usted a alguien que quiere hacer la carrera de oficial de a bordo? ¿Cuál es su consejo para esa gente? Bien, per essere ufficiale a bordo di un barco, primero tiene che tener la passione e il rispetto per il mar e per navigare, naturalmente. Studiare per conseguire i titoli per essere il lavoro di ufficiale e considerar che lleva la responsabilità di più di 4.000 passeggeri Claro. a bordo di un navio. Sì. Questa è una posizione molto importante e di responsabilità. Okay. Bueno, le agradezco mucho su tiempo. Sabemos que tiene que seguir trabajando en el puente de mando, así que muchas gracias por su tiempo y bueno, y esperamos vernos en cualquier otro momento. Gracias, Grazie a tutti capitán. per questa intervista, un beso e hasta la prossima. Hasta la próxima. Ciao.